formazione del Roseto, con il numero 4 Antonio Ruggero, con il numero 5 Leonardo Busca, con il numero 7 Paolo Moretti, con il numero 8 Alejandro Gomez, con il numero 9 Giovanni Savio, con il numero 10 Abdul Fox, con il numero 11 Francesco Orsini, con il numero 13 Simone Pagnoli, con il numero 14 Fiorello Toppo, con il numero 15 Albert Battit, allenatore, coach Phil Melillo, un altro santone del basket italiano. Ecco invece la delizia Avellino, con il numero 4 il capitano Sergio Mastroianni, con il numero 5 Seco Camana, con il numero 6 il secondo play Andrea Grossi, con il numero 7 lo statunitense Herbert Jones, con il numero 9 Giovanni Dalla Libera, con il numero 11 Tonino Tufano, con il numero 12 Roberto Simeoli, con il 13 il comunitario greco Wurzumis, con il numero 14 Igor Mesheriakov e con il numero 15 il nazionale Michele Mazzoli, allenatore Luca Dalmonte. Questa è la Scandone Avellino, che stasera cercherà di vendicare la sconfitta dell'andata patita appunto sul parquet di Roseto degli Abruzzi. Gli arbitri della partita sono i signori Grossi di Roma e Di Modica di Ragusa. Una bella partita, grande basket sugli schermi di Pina TV questa sera, nel turno infrasettimanale della festività dell'Immacolata, quindi si ritorna in campo dopo il turno di domenica scorsa, che è stato il primo del girone di ritorno. Questa sera una partita chiave per il prosieguo del campionato della Scandone, una partita importantissima contro Roseto, e Roseto è l'unica formazione tra le grandi che noi ospiteremo nel girone di ritorno. Pari punti per Avellino e Roseto, che hanno 16 punti in classifica. C'è da rilevare però che Roseto nel girone di andata ha giocato 6 partite fuori casa e 4 in casa, a differenza della Scandone che ne ha giocate 6 in casa e 4 fuori. Quindi diciamo sarà un girone di ritorno un po' più impegnativo per Avellino, che comunque ha bruciato tutti i pronostici della vigilia. A questo punto si trova al secondo posto in classifica, l'ultima è della classe a 4 punti, questo lo ricordiamo, perché la Scandone era partita con l'obiettivo di raggiungere la salvezza, e a questo punto, quando ha 12 punti di vantaggio sull'ultima della classe, che sarebbe l'unica a retrocedere in B di eccellenza, può dirsi virtualmente salva. E quindi sicuramente via via cambieranno sempre di più gli obiettivi della società biancoverde in questo campionato, e quindi sicuramente di giornata in giornata si giocherà sempre con maggiore decisione, mentre vediamo il pubblico di Roseto arrivato al Pala del Mauro. Dicevo, si giocherà sempre con maggiore convinzione per l'obiettivo playoff, per l'obiettivo promozione. Ricordiamo, in Serie 1 va automaticamente la prima squadra dopo la fase ad orologio, mentre tutte le altre parteciperanno ai playoff, tranne le ultime della classe, le altre parteciperanno ai playoff per assegnare gli altri 2 posti in A1. I quintetti base, la Scandone parte con Mastroianni, Camara, Jones, Mesheriakov e Maggioli, mentre Roseto parte con Busca, Moretti, Savio, Fox e Bartit. Albert Bartit alla pivot americana per Roseto, giocatore delle grosse qualità tecniche. E quindi una bella partita questa sera al Pala del Mauro. Scandone con la sua classica maglia bianca, ormai diventata classica, perché al Pala del Mauro è da qualche anno che la Scandone indossa sempre la casacca di riserva, vale a dire quella bianca, mentre veste quella verde fuori casa. Palla 2, sulla palla 2 ci sono i due numeri 15, vale a dire Maggioli e Bardit. Maggioli, che è stato impegnato anche nella nazionale nell'ultima settimana. La prima palla è catturata dal Roseto, che però non riesce a trattenerla in campo, e quindi la prima azione sarà di marca biancoverde. Sulla palla c'è Jones,
da questi a Maggioli, poi è Mastroianni che va a prendersi il pallone da fuori, gira la palla a Bellino e Camara che ora sposta ancora il suo gioco. Roseto che comincia a difendere Duomo contro la Scandone. Mesceriakov parte da fuori, penetrazione, lo scarico fuori per Jones, finta il tiro da tre, poi ci ripensa, carica e fallisce, ma c'è il tap-in che fallisce però di Camara, sfortunato in questa azione offensiva Camara, e quindi dopo 30 secondi di gioco ancora sullo 0-0 le due squadre. Si avvicineranno quasi alle 3.000 unità sicuramente le presenze al Pala del Mauro, mentre c'è un tiro stoppato da Jones, ma secondo la coppia arbitrale fallosamente, e quindi fallo per Jones su Fox, quindi Fox va in lunetta, ci sembra per due tiri liberi, sì, il tiro era da due, quindi due tiri liberi per Fox che ha subito la possibilità di portare in vantaggio Roseto, così è, primo punto per lui. Sbaglia invece il secondo, rimbalzo di Maggioli, Mastroianni che chiama subito lo schema ai suoi compagni di gioco, tenterà subito una penetrazione, così è, dalla destra, poi c'è la palla deviata fuori dal numero 5, Busca il play della formazione abruzzese, e quindi ora la Scandone ha da gestire 20 secondi per questa azione d'attacco. Sulla palla come sempre Jones per Camara, da questi a Mesceriakov, grosso movimento dei giocatori bianco-verdi in attacco, Jones contro Fox, l'aiuto di Mesceriakov, poi cambia gioco per Camara, 9 secondi per andare a tiro, da 2 ci pensa Maggioli e quindi porta in vantaggio Avellino dopo il primo minuto di gioco. Mastroianni cerca di rubare palla a Busca, Mastroianni uno degli artefici della vittoria di domenica scorsa a Fabriano, sembra stasera essere ancora più motivato contro la diretta concorrente, ormai lo possiamo dire, la diretta concorrente Roseto. Attenzione, Fox fa buon lavoro, arresto e tiro, il tiro è troppo corto, poi è Bardit che si va ad appendere al canestro, primi due punti per lui, buona azione di gioco del Roseto che si riporta in avanti. Mesceriakov per Mastroianni, Jones, ancora Mastroianni, cerca un varco, lo trova ma alla fine è poco fortunato, c'è il fallo di Giovanni Savio su Mastroianni nell'azione di tiro, quindi si andrà in lunetta anche per la Scandone, invece no, secondo l'arbitro non ci sono i tiri liberi, mentre Mastroianni si era andato a posizionare sulla lunetta, ci sono le proteste. Chissà se possiamo rivedere il replay, se Angelo Giordano in regia ci conserva questo replay del fallo su Sergio Mastroianni, perché i tiri liberi c'erano tutti quanti. Mesceriakov, grande la sua penetrazione, poi è sfortunato, alla fine è Busca che recupera il pallone, Scandone in difficoltà in questa fase iniziale, soprattutto in attacco. Attenzione, c'è Bartit che va ancora a appoggiare al tabellone a realizzare, 4 punti per lui. Ecco, rivediamo il replay di Sergio Mastroianni in attacco, recupera il pallone un po' più avanti Angelo, comunque si ritorna in cronaca diretta. Mastroianni, la bomba di Sergio Mastroianni, 3 punti per lui, 5 pari dopo 2 minuti e mezzo di gioco, e la tensione è molto alta stasera a Pala del Mauro sin dai primi secondi. Ruba palla Camara, appunto la sua difesa, alla fine Mastroianni che se la lascia rubare da Busca, attenzione, alla fine Fox che dalla sinistra va ad appoggiare al tabellone, in decisione offensiva molto leggera per la Scandone. Mastroianni, penetrazione centrale di Mastroianni, c'è un muro ma lo supera con un fallo di Roseto, e quindi un'altra rimessa dal fondo per la formazione bianco-verde. Sulla palla c'è Jones, Mastroianni, penetrazione, va dentro, 5 punti per Sergio Mastroianni che diventa il miglior realizzatore da entrambe le parti, c'è
Ecco, rivediamo l'azione di Mastroianni, no, questa è l'ultima, quella del canestro in penetrazione. ...20 secondi per Roseto. Si lotta nella difesa biancoverde con la Scandone e comincia a difendere a zona, poi c'è il canestro di Paolo Maretti, 2 punti per lui. Mentre Angelo Giordano vi sta facendo forse rivedere l'azione precedente, intanto c'è un tiro da 3 di Mastroianni fallito. Ci sembrava proprio che era in azione di tiro Mastroianni, che quindi la decisione arbitrale è stata viziata da una svista. Fallo al numero 5 Camara, per lui si tratta del primo fallo. Rimessa per Roseto che è in vantaggio di 2 lunghezze sulla Dedizia. E Busca a servire Savio. 10 secondi per andare al tiro, alla fine ci pensa Fox, colpisce il ferro, il rimbalzo di Camara che smette subito il movimento Mastroianni, ancora per Camara, Mesheriakov, alla fine Mastroianni a chiamare nuovamente lo schema d'attacco. Mancano 15 secondi al fine termine di questa azione. Mesheriakov addirittura da 3, va dentro il nazionale bielorusso, primi 3 punti per lui e Scandone di nuovo in vantaggio. Bomba di Mesheriakov, rivediamola a rallenti, pulitissima l'azione di Igor Mesheriakov, ormai diventato l'idolo dei tifosi biancoverdi. Difesa zona per Avellino, tiro da 3 di Roseto fallito, il rimbalzo di Sergio Mastroianni, Mesheriakov, grande Mesheriakov, grande la sua azione con Mastroianni, pubblico tutto in piedi, è partito dai 6,25 ed è andato a schiacciare, vedete, grande azione di Mesheriakov. Roseto in difficoltà che va anche a commettere fallo in attacco, grande basket sugli schermi di Irpinia TV. Roseto costretto a chiamare anche il primo time out dopo 5 minuti e mezzo di gioco. Scandone 12, Roseto 9, ma c'è ancora tanto ancora da giocare, mentre abbiamo rivisto la schiacciata di Mesheriakov. Time out per Roseto, time out anche per noi. È arrabbiato, arrabbiatissimo Phil Melillo, comunque non può recriminare niente alla sua squadra. È comunque una squadra che sta giocando un basket molto attento e concentratissima la sua squadra, ma la Scandone di fronte al suo pubblico si esalta ancora di più. Comunque siamo lì 12-9 il punteggio in favore della Scandone quando mancano 14 minuti e 35 secondi alla fine del primo tempo. Signori, si affrontano le due squadre in seconda in classifica stasera e non poteva che essere grande basket qui sul parquet di Avellino. Mesheriakov per Sergio Mastroianni, Camara ancora per Mesheriakov, attenzione Maggioli sotto per Jones e va a segnare anche Jones, i primi 2 punti della gara, più 5 per Avellino, 14-9. Rivediamo il buono ottimo assist di Michele Maggioli. Bardet, c'è fallo su di lui da parte probabilmente di Jones, vediamo la segnalazione arbitrale, no, il fallo attribuito a Sergio Mastroianni, per lui si tratta del primo fallo, quindi Bardet va in lunetta per 2 tiri liberi. Va a segno il primo tiro libero. Cinque punti per lo statunitense, per l'ala pivot statunitense della Cordivari.
e va a segno anche nel secondo tentativo. Subito in avanti intanto la devizia Mesheriakov per Camara, la sua penetrazione, lo scambio con Maggioli, ma c'è un fallo, fallo di sfondo addirittura attribuito a Camara, secondo fallo per lui. E quindi si riparte con una rimessa dal fondo d'opera di Roseto. Eccolo in primo piano Leonardo Busca, marcato ad uomo da Mastroianni. Attenzione, ruba palla Mesheriakov, ma la recupera Roseto. Alla fine è Camara che ci mette una pezza, e con il numero 7 Moretti che va a stoppare questo contropiede micidiale di Avellino con un fallo. Intelligente la sua scelta, Avellino era già in avanti con quattro uomini. Primo fallo per lui. Questa è la panchina di Roseto, mentre Sergio Mastroianni è di nuovo in avanti. 14 Devizia, 11 Cordivari. Camara, Mastroianni, Mesheriakov. Ancora un tiro da tre di Mesheriakov. Questa volta è troppo corto. Deve disciplinarsi un po' di più il russo. Inizio di campionato era un po' più indisciplinato. Tirava un po' dappertutto, ora invece ha comunque abbassato il tiro e gioca più sotto canestro. Il rimbalzo è di Michele Maggioli sul tiro di Camara. Grande il suo lavoro contro tre uomini rosetani. Fox gira la palla a Roseto. E il tiro è troppo corto, il tiro di Bardit. Scandone ancora in avanti. Maggioli ancora per Camara. Scandone che sta giocando davvero bene in difesa. Mastroianni, penetrazione dalla sinistra, Jones, penetrazione anche di Jones. Alla fine è Maggioli che cerca di togliere le castagne dal fuoco, ma non vi riesce. Parte subito in avanti Busca, non si intende con Moretti, e quindi un'altra palla persa per Roseto, che in attacco sta cedendo troppo la Scandone, mentre sta per entrare in campo il numero 11 Francesco Orsini. Lo scorso anno venne ad Avellino a metà campionato per sostituire l'infortunato Mastroianni, ma dopo 2-3 giorni decise di tornare dalla mittente. E quest'anno gioca a Roseto. Un altro tiro fallito da Roseto. Intanto c'è fallo dello stesso Paolo Moretti, che dopo il tiro sbagliato è andato anche a commettere fallo in campo. E mentre c'è la sostituzione, entra Orsini ed esce Busca, quindi staffetta di play per la formazione abruzzese. E Avellino che riparte con un'altra azione di attacco, mentre Luca Dal Monte sta per spedire in campo il greco Porzumis. Maggioli è solo soletto e non si lascia fregare. 6 punti per lui, miglior realizzatore della Scandone. Dall'altra parte, sempre con 6 punti, c'è Bardit. Rivediamolo, Maggioli sotto canestro. Quindi da qui a poco un'altra staffetta, questa volta della Scandone, quella tra Camara e Porzumis. Buona la penetrazione di Fox, ma c'è fallo su di lui. Il fallo è attribuito a Maggioli ed esce appunto Camara. Tra gli applausi entra Porzumis. Primo fallo per Michele Maggioli, mentre Fox va in lunetta per 2 tiri liberi. Sbaglia il primo. Scandone in avanti sempre di 5 lunghezze sulla Cordivari. Quando sta per passare, per andare via,
la prima metà di primo tempo. 4 punti per Abdul Fox, 2 su 4 per lui dalla lunetta. Sergio Mastroianni, Mesciariaco, Maggioli, c'è fallo sul tentativo di arresto e tiro per Maggioli, nel tentativo di tiro in sospensione per Maggioli. Primo fallo per Albert Bardit, mentre nella gol divari c'è un altro cambio, esce Savio, entra lo spagnolo Gomez. Maggioli mette dentro il primo tiro libero, 7 punti per lui, 10 minuti e 32 secondi al termine della prima frazione di gioco e c'è invasione avellinese sul tiro libero fallito da Maggioli e quindi rimessa dal fondo della formazione ospite. È Fox a portare palla in avanti. Moretti, Orsini fallisce il tiro, il rimbalzo di Michele Maggioli, Mastroianni si chiama la palla, servizio per Jones, sotto per Mesciariakov, c'è fallo sull'azione di Mesciariakov, non rilevato. Attenzione Orsini su di lui, Michele Maggioli, cambia il gioco la formazione rosetana e Orsini a portare palla in avanti, su di lui Sergio Mastroianni. Fox sotto canestro, non si lascia trovare impreparato, su di lui doveva esserci la marcatura di Jones ma così non è stato e quindi 6 punti di Fox. 19 De Vizia, 16 Cordivari. Michele Maggioli si lascia anticipare da Bardit, va in avanti Roseto, alla fine Borzumis che ruba palla, 3 contro 2, attenzione Borzumis, tiro sotto mano e alla fine viene fischiato addirittura fallo di sfondo da parte del giocatore greco, le proteste sulla panchina di Luca Dalmonte, mentre la De Vizia Avellino chiede il suo primo time out della serata, time out anche per noi. Minuti e 20 secondi alla fine del primo tempo tra la De Vizia Avellino e la Cordivari Roseto, formazione irpina che conduce di 3 lunghezze, 19 a 16 sulla formazione abruzzese, che ora vediamo in panchina. Cadone che è partita molto bene in difesa ma è stata penalizzata, mentre rivediamo l'ultima azione, sì forse c'era lo sfondo di Borzumis, prego Angelo Giordano di poterci far rivedere questa azione ad Allendi per vedere se il giocatore in difesa del Roseto era proprio fermo sui suoi piedi. Beh forse sì, c'è lo sfondo, comunque non aveva neanche realizzato il tiro Borzumis, quindi non si è perso molto. Orsini non si intende con Fox, ruba palla a Jones per Sergio Mastroianni, ancora Mesciariaco, Maggioli, tiro da due di Michele Maggioli che va dentro, 9 punti per lui. Importantissimi questi tiri di Michele Maggioli dalla media distanza. 21 a 16, 5 punti, chiedo scusa, in vantaggio per Avellino. Roseto ancora in avanti, difficoltà in fase offensiva questa sera per Roseto. Orsini cerca il canestro, grande la sua azione, lo trova. Penetrazione vincente di Orsini che è andato anche a recuperarsi il fallo di il
fallo di Mesheriakov, si tratta del primo fallo per il giocatore bielorusso. E quindi Orsini mette dentro i primi tre punti della serata per lui e riduce lo svantaggio di Roseto, mentre Dal Monte sta per spedire in campo il secondo play. Andrea Grossi, Johnson, Mesheriakov, fallo su di lui da parte di Gomez. Anche per Gomez si dovrebbe trattare del primo fallo, e così è. Mentre esce Mastroianni ed entra Andrea Grossi, staffetta per i due play irpini. E c'è un altro fallo di Gomez su Mesheriakov, proprio a colpire l'uomo. È stato anche molto plateare il giocatore spagnolo, e quindi in pochi secondi due falli per Gomez, mentre Melillo effettua un'altra sostituzione. Entra in campo Busca ed esce Moretti. Esce dal ferro il primo personale di Yegor Mesheriakov. Va dentro invece il secondo. 4 punti per lui, 1 su 2 dalla lunetta e 1 su 3 e 1 su 2, chiedo scusa, da 3. Difende a tutto campo Avellino, che ha messo in campo una bella difesa questa sera contro Roseto. Busca, tenta la penetrazione, il rimbalzo è di Maggioli, contropiede, mezzo contropiede di Avellino. Grossi, Vorzomis, ancora Maggioli, ancora da 2 e va ancora dentro. 11 punti per lui, primo giocatore a portare il suo scout una doppia cifra, 11 punti. Mentre resta di 5 lunghezze il massimo vantaggio di Avellino, ora a 7 minuti e 7 secondi da termine il punteggio è sul 24-19. Busca la sua penetrazione, è grande la schiacciata di Bardit, 8 punti per lui, è già la seconda schiacciata per il giocatore americano. Rivediamola, bella a due mani, 24-21. Grossi, Maggioli, ancora Grossi, Jones che finora ha realizzato soltanto 2 punti, e va ancora dentro Michele Maggioli, scatenatissimo l'ex Scavolini, 13 punti in 13 minuti e mezzo per lui, con una media altissima. Busca, ancora difesa 2-3 per la Devizia, tenta la penetrazione Orsini, ma c'è il fallo fischiato al giocatore greco Vorzumis, mentre Paolo Moretti sta per tornare in campo, probabilmente proprio al posto di Orsini, no, esce al posto di Fox. Quindi qualche secondo di riposo per Fox, ma c'è il secondo time out del primo tempo chiesto dalla panchina del Roseto sul 26-21 per Avellino. Time out anche per noi. Tiro da tre di Moretti, alla fine c'è infrazione da parte di Bartit, finisce così questa azione offensiva del Roseto, che da alcuni frangenti mette davvero in difficoltà la difesa avellinese, ma Roseto sfrutta poco i momenti di defiance biancoverdi, anche perché Avellino comunque sta mettendo in campo una buona difesa. Vorzumis, Jones, Grossi, tiro da 3 di Andrea Grossi, il ferro che dice di no, pallone termina fuori. Se buona difesa è quella di Avellino, altrettanto si può dire anche per Roseto, che però sta facendo cambi frenetici. Ora entra in campo Giovanni Savio al posto di Gomez. E
quindi è ancora Orsini a portare palla in avanti. Penetrazione di Francesco Orsini, grande la sua azione, tutta personale. 6 punti per lui, 26-24, solo 2 ora le lunghezze che dividono le due formazioni. Mesceliakov, infrazione di passi, no, c'è fallo, abbiamo visto male, quindi c'è fallo da parte del numero 9 Giovanni Savio, per lui si tratta del terzo fallo. E così Phil Melillo sta per mandare in campo il numero 8 Gomez, proprio al posto di Savio. E quindi Mesceliakov va in lunetta per 2 tiri liberi. Sbaglia il primo tiro libero il giocatore bielorusso. E realizza invece il secondo. Soltanto 5 i punti realizzati da Mesceliakov. Orsini sembra davvero immarcabile stasera. Francesco Orsini ha portato al secondo fallo Jones, che ora lascia il parquet. Al suo posto ritorna in campo Sergio Mastroianni. Jones che ha realizzato soltanto 2 punti, ma è il giocatore che in attacco si fa vedere soprattutto nel secondo tempo. Orsini nel lunetta per 2 tiri liberi. Tutti e 2 dentro i tiri liberi di Francesco Orsini, 8 punti per lui, 27 per la Devizia, 26 per la Cordivari. Intanto è Mesceliakov a portare palla in avanti, ora è Mastroianni a chiamare lo schema ai suoi compagni di squadra. Sfrutta il blocco di Mesceliakov, poi serve proprio il giocatore bielorusso. 10 secondi per andare al tiro e Mastroianni va a buttarsi nel mucchio rosetano e va quindi a recuperarsi il fallo di Busca. Per lui si tratta del secondo fallo. Sei punti per Sergio Mastroianni, capitano della Devizia casertano, che sta vivendo proprio in bianco-verde una seconda giovinezza. 7 punti per lui, 29 Devizia, 26 Cordivari. Bardit, tiro da 2 di Bardit. Alla fine Roseto recupera il pallone grazie all'intervento di Paolo Moretti. Busca, gira la palla la formazione rosetana, mentre la Scandone continua a difendere a zona. Errore di Bartit, rimbalzo di Michele Maggioli. 3 minuti e 6 secondi al termine del primo tempo. Mesceliakov si avvicina al canestro, sbaglia la realizzazione finale. Quindi torna in attacco la formazione abruzzese, che è ancora sotto di 3 lunghezze. Busca in posizione di regista, su di lui c'è Andrea Grossi. 10 secondi per andare al tiro, ma c'è il fallo di sfondo di Francesco Orsini, che chiede scusa, soprattutto chiedo ai suoi compagni di squadra per questa azione. C'è sostituzione per Orsini, al suo posto entra il numero 10 Fox. Comunque molto buona la prova del play del Roseto. E quindi si continua a giocare, punteggio bassissimo, come fu punteggio molto basso nella gara di andata vinta da Roseto.
Intanto Mesciariakov non riesce a servire bene Gourzoumis, si perde la palla. Ancora 29-26 a 2 minuti e 10 secondi dalla fine del primo tempo. Busca contro Mastroianni, mentre Avellino sembra passato a uomo, c'è la penetrazione vincente da parte di Gomez. Primi due punti per lui, 29 De Pizzi a 28 Cortivari. Perde palla Mesciariakov, contropiede di Roseto che passa in vantaggio. Questo tiro di Fox, 8 punti per lui, 1 minuto e 41 al termine. Scannone sotto di una lunghezza, time out richiesto da Luca Dalmonte, time out anche per noi. Minuto e 41 secondi al termine della prima frazione di gioco. La Scandone è sotto di una lunghezza, 30-29 il parziale in favore della formazione abruzzese. È questo il match clou della seconda giornata di ritorno del campionato di A2. Solo una delle due squadre resterà al secondo posto in classifica. Il primo match, quello di andata, fu vinto dalla Cordivari. Ora la Scandone vuole vendicare, se così possiamo dire, se possiamo prestare questo termine allo sport, vendicare appunto la sconfitta dell'andata. Grossi, Mastroianni, penetrazione ancora di Sergio Mastroianni, poi lo scarico fuori per Gourzoumis, ancora Mastroianni che chiede palla, tentativo di penetrazione dalla sinistra, fa buona guardia Roseto ed è Gomez che recupera il pallone. In avanti Roseto, Fox, attenzione, non lasciamo scatenare la formazione rosetana, la Scandone deve controllarla in ogni centesimo di secondo in difesa. Busca da tre, tiro è troppo corto. In avanti la Scandone con Gourzoumis, deve aspettare l'arrivo dei compagni, ma è precipitoso e fa bene, butta dentro una bomba Gourzoumis. Primi tre punti per lui, 32 per la De Pizzi, 30 per la Cordivari. È acceso questo finale di primo tempo, 32 secondi al termine. Ancora Busca che tenta di avvicinarsi a canestro, poi sposta il gioco per Fox che recupera il pallone, stoppone di Maggioli, contropiede di Gourzoumis, Busca non riesce a mantenere il pallone in campo e quindi ci sarà una rimessa dal fondo per l'Avellino quando mancano 17 secondi al termine del primo tempo. Sulla palla si porta Gourzoumis. Grossi per Mesciariakov, Mastroianni che lascia trascorrere il cronometro per conservarsi l'ultima possibilità in questo primo tempo. Attenzione, 6 secondi per andare al tiro, 4 secondi, Mastroianni, Gourzoumis, e c'è il tentativo da parte di Gourzoumis, ma il tiro è troppo forzato. Scandone ha gestito male questi ultimi secondi, ma comunque chiude il primo tempo in vantaggio di due lunghezze, 32-30 il parziale del primo tempo, punteggio bassissimo, ma in campo ci sono tra le migliori difese di questo di campionato. Avellino e Roseto sono tra le migliori difese del torneo di A2, quindi basket molto molto aggressivo, molto agonistico, ma sono comunque due squadre dalla grossa tecnica e dalle grosse potenzialità e con due gruppi davvero buoni. Con il punteggio di 32-30 si chiude il primo tempo tra la De Pizzi e la Cordivari. Qualche minuto di pubblicità e ci risentiamo per l'avvio del secondo tempo.
32-30 con questo parziale. Si è chiusa la prima frazione di gioco tra la Devizia Scandone Avellino e la Cortivari Roseto. Il vantaggio alla formazione irpina, che esce dopo questo primo tempo contro la Cortivari in vantaggio, ma comunque con il cuore in gola, visto che stasera si gioca con una diretta concorrente, l'altra seconda in classifica, vale a dire proprio la Cortivari Roseto, che esprime un buon basket, grande basket, che stasera è seguita anche da un anche dal suo pubblico qui al Pala del Mauro di Avellino. Le statistiche che hanno promosso a pieni voti nel primo tempo il nostro Michele Maggioli, che ora recupera anche questa rimessa a due all'inizio di secondo tempo. Michele Maggioli, che pensate, da due ha messo su una percentuale del 100% con un 6 su 6, non ha giocato 20 minuti, quindi non è stato neanche sostituito, e come lui anche Mescerio, che fa anche per lui 20 minuti, mentre per il Roseto 20 minuti li ha giocati soltanto Battit. Un altro, intanto c'è questo tiro da tre, tiro da due punti, no, attenzione, tiro da due punti da parte di Jones, 4 punti quindi in totale per lui. E le statistiche poi dicono che Mescheliakov ha perso 5 palle, quindi il computer gli ha assegnato voto 0 a Mescheliakov contro i 22 punti di Michele Maggioli e i 15 di Sergio Mastroianni. Una partita che si gioca molto in difesa, questa tra Avellino e Cortivari, e molto anche sui nervi. Solo 2 secondi per andare al tiro, ma c'è il fallo attribuito al numero 9 Savio, che è proprio un secondo prima del termine dei 30 secondi è andato a commettere fallo su Sergio Mastroianni. C'è il quarto fallo appunto di Savio, che abbandona il parquet. Al suo posto è entrato in campo Gomez, tanto è Mescheliakov trovare una soluzione d'attacco, mentre Roseto in questa seconda fase sembra difendere a zona 2-3 la sua zona. Intanto Mastroianni non si intende con Michele Maggioli, quindi un'altra palla persa in attacco per Avellino. 34 i punti messi a segno dalla Devizia, 30 quelli realizzati dal Roseto, che ora è avanti con Bardit. Cannone che è in campo con Borzumis, quindi il quintetto base è cambiato rispetto a quello con cui è partita in avvio di gara, mentre è andato a segno il numero 10 Fox, 10 punti per lui. Tanto c'è questa penetrazione di Mastroianni, che alla fine va a scaricare su Maggioli, fallo di sfondo addirittura per Michele Maggioli. Si mette le mani tra i capelli il pivot biancoverde, che non riteneva fallosa probabilmente la sua azione. C'è da discutere su questa azione. Certo, è una partita difficile da arbitrare quella di stasera, ma i dubbi sono parecchi finora. Busca in avanti, su di lui Sergio Mastroianni. Ruba palla Michele Maggioli, Mastroianni per Jones. Mescheliakov va a prendere posizione sotto canestro, Jones, e alla fine il pallone è recuperato da Bardit caparbiamente, e quindi di nuovo in attacco Roseto. Avellino, che in manovra offensiva deve registrare qualcosina. Ai due stranieri che hanno realizzato davvero pochino, in due, soltanto 9 punti. Moretti riporta in parità le due squadre, 34 pari.
Mastroianni, sotto per Michele Maggioli, pallone su di lui, e la squadra, quella di Roseto, molto decisa, che sa anche quando andare a commettere fallo senza troppi fronzoli e quindi portare in lunetta i lunghi della Scandone, come in questo caso Michele Maggioli, che la butta dentro. 14 punti per lui. Mette dentro anche il secondo tiro libero, 3 su 4 per lui dalla lunetta, 15 punti. Con 15 punti è il miglior realizzatore della serata, porta di nuovo Avellino in vantaggio di due lunghezze. Bardet si gira, alla fine Mastroianni, che nel tentativo di andare a colpire il pallone va a commettere fallo. Bardet chiede addirittura i tiri liberi all'arbitro, ma non possiamo proprio ritenere che lui stesse in azione di tiro. Infatti vedete, resta con la mano in alto proprio per indicare la sua azione di andare a canestro, ma per gli arbitri c'è solo una rimessa dal lato. Sale in campo del pubblico avellinese, saranno più di 3.000 ora questa sera le presenze al Pala del Mauro. Pala del Mauro che va davvero stretto, c'è da considerare, questo è probabilmente il lato più bello di questo momento della Scandone, che il Pala del Mauro, intanto va a canestro Gomez, il Pala del Mauro è diventato davvero stretto, tante altre persone vorrebbero assistere alla gara, non ci riescono proprio perché il palazzetto è zeppo fino all'inverosimile, si respira anche una brutta aria, molto fumo. E qui c'è da coinvolgere la sensibilità degli spettatori, ma comunque si va avanti in questo palazzetto, mentre probabilmente questo pubblico, ma soprattutto questa squadra, meriterebbe altri scenari, altri palazzetti dove giocare questo bel basket, che sia di A2, che sia di A1. Il Pala del Mauro va stretto. Jones va dentro, 6 punti per lui, 38 Avellino, 36 Roseto, 15 minuti e 44 secondi al termine della seconda frazione di gioco. Rivediamo il canestro di Herbert Jones. Gira molto bene la palla Roseto, ma difende anche molto bene Avellino. Grande azione di Mesciariakov, che ora va a chiedere il pallone, alla fine è Maggioli che va a realizzare sull'errore di Mesciariakov. E mentre per Gomez, anche per lui si tratta del quarto fallo, e Maggioli quindi va in lunetta per il tiro aggiuntivo. Rivediamo il mezzo tappin di Michele Maggioli, che ora va in lunetta per il tiro aggiuntivo. Avellino deve incrementare proprio in questo momento, anche se Maggioli fallisce il tiro suppletivo. Busca in avanti, tiro di Moretti, il rimbalzo di Porzumis, cerca il contropiede ma arriva in difesa tutta Roseto. Maggioli è grande questo ragazzo, è sicuramente tra le rivelazioni di questo torneo di A2. 19 punti per lui, è grande l'autorevolezza con la quale va a canestro, e ora va anche a commettere fallo molto saggiamente su Bardet, che aveva un'autostrada aperta per andare a tiro. E la Cordivari Roseto chiede il suo primo time out del secondo tempo sul parziale di 42-36 in favore di Avellino, massimo vantaggio di questa sera, time out anche per noi. Thank you.
davvero grandissimo questo pubblico del Padre Mauro, vedete, non c'è neanche un posto libero, qualche sedia è addirittura occupata da due persone. Dicevamo del Padre Mauro che con i suoi 2800 posti non riesce più a contenere il tifo bianco-verde, che diventa di partita in partita sempre più coinvolgente per la squadra di Luca Dal Monte. Bisogna cominciare a studiare, uno studio che deve durare davvero poche ore, davvero pochi giorni, e poi cominciare subito a realizzare qualcosa per il prossimo anno. Ora non c'è possibilità di, probabilmente, non si sa, di incrementare questi posti, ma per il prossimo anno la Scandone deve partire in un'altra ottica, con un'altra visione, con un palazzetto più grande. Se non ci sono i fondi per costruirne uno nuovo, almeno di studiare qualcosa per allargare questo. Mentre Battit va in doppia cifra dopo questi due tiri liberi, 10 punti per lui, più 4 per Avellino. Mescheliakov parte da lontano, Jones, Maggioli, Mastroianni dall'altra parte per Volzumis. Jones, 7 secondi per andare al tiro, è troppo corto il tiro da 3 del giocatore statunitense. 14 minuti al termine, Roseto in avanti, busca contro Mastroianni, ruba palla Jones, si fa perdonare per l'errore di prima. Vorzumis, c'è fallo su di lui, si continua a giocare, arresto e tiro troppo frettoloso, alla fine Maggioli che ruba il pallone, alla fine Vorzumis che lo guadagna, va a catturarsi anche il fallo di Fox. Applausi per Vorzumis, primo fallo per Fox, e quindi la rimessa dal lato per Avellino, che in attacco deve giocare con maggiore lucidità, spende molto in difesa ed è giusto che sia così, e in attacco la formazione irpina purtroppo perde di lucidità, come in questo caso con Mescheliakov, che questo francente va a perdere la palla, ora dovrà vedersela con il giocatore più basso della Cordivari, vale a dire il play Busca, quindi con Mescheliakov che deve lottare in modo impari contro Bosca. E infatti guadagna palla Avellino, Mastroianni, ...42-38 il punteggio in favore di Avellino. Avellino che in questo frangente deve spingere un po' di più in attacco. Mescheliakov si avvicina prepotentemente al canestro e va a segno finalmente Mescheliakov. Non lo si vedeva a questo appuntamento da più di 20 minuti di gioco. 7 punti per lui. ...12:47 alla fine di questa partita. Tiro da 3 fallito da parte di Roseto, il rimbalzo di Maggioli, applausi per la formazione bianco-verde. ...44-38 più 6 per Avellino. Jones, intanto c'è fallo in attacco di Mescheliakov, fallo di sfondo su Giovanni Savio. Mescheliakov probabilmente meriterebbe qualche secondo di riposo, mentre c'è il secondo time out richiesto dalla Cordivari Roseto. Time out anche per noi. ...12:23 al termine della partita tra la De Vizia Avellino e la Cordivari di Roseto. Scandone Avellino che è in vantaggio di 6 lunghezze sugli abruzzesi, 2 time out richiesti da coach Melillo di questa seconda frazione di gioco.
si attardano le due formazioni nel rientrare sul parquet. Sono queste fasi delicatissime da gestire per entrambe le squadre. Effettua la rimessa intanto Roseto, ruba palla Mastroianni, poi su di lui il fallo anche abbastanza cattivello da parte di Leonardo Busca. Si rialza Sergio Mastroianni, terzo fallo per Busca, quindi c'è il cambio, ritorna in campo Orsini ed esce Busca, e quindi una palla guadagnata dal play Mastroianni, con la Scandona che, ripetiamo, deve cercare di finalizzare meglio la sua manovra offensiva, anche perché Roseto ha diversi giocatori con 3-4 falli. Mastroianni, Vorzumis, perde palla Vorzumis, Luca Dalmonte si dispera sulla panchina, quindi Roseto ancora in attacco. Fox, tiro da due di Fox, non c'è, c'è fallo, fallo sotto canestro ad opera di Savio, che va come sempre a protestare con la coppia arbitrale, vedetelo con le mani tra i capelli Savio, quinto fallo per lui, deve uscire, deve lasciare il parquet dopo 5 falli. Al suo posto rientra Alejandro Gomez, e questo è il colorito pubblico bianco-verde che accompagna l'uscita di Savio. 5 falli ha commesso nell'arco della partita, ma è comunque un po' la filosofia della squadra rosetana, quella di fermare ben volentieri gli avversari con un gioco falloso. Jones, Mesceriakov, lo scarico fuori per Mastroianni, 8 secondi per andare al tiro, la penetrazione di Mastroianni che poi perde palla nel tentativo di servire Jones, Rook recupera un pallone, quindi Roseto, il tiro da due di Moretti, 8 punti per lui, e si riporta a meno 4 Roseto. Rivediamo il tiro di Moretti in penetrazione, arresto e tiro. Mesceriakov, fallo su Mesceriakov, fallo attribuito a Fox, mentre c'è la staffetta tra i due play. Esce Mastroianni e ritorna in campo Grossi, intanto con questo fallo e va in bonus Roseto, e quindi Mesceriakov ha anche la possibilità di andare in lunetta. Va a segno nel primo tentativo il giocatore bielorusso, 8 punti per lui. Questo invece è Luca Dalmonte, coach della Devizia Avellino. Nove i punti realizzati dal pivot russo, sono comunque pochini, come pochini sono anche quelli realizzati da Jones, 6 punti per lui, Camara il comunitario addirittura 0, mentre Grossi è andato a commettere il suo primo fallo in partita, e quindi Roseto è ancora in attacco. Orsini, su di lui Grossi, gira il pallone Roseto, infrazione di passi, passi di partenza per Paolo Moretti. Roseto, anche la formazione rosetana, ha perso molto in lucidità in questa seconda parte di partita, è per questo che Merillo ha già bruciato 2 time out in questa seconda parte di gara. Grossi per Mesceriakov, lo scarico per Jones, finalmente va a segno, 8 punti per Jones, massimo vantaggio per Avellino, più 8, 48 a 40, mentre abbiamo
attraversato anche i primi 10 minuti di gioco. Dopo c'è un fallo di Fox su Mesciriaco non rilevato, è un po' la risposta del fallo commesso in precedenza proprio da Mesciriakov su Fox, ma non è stato fortunato Mesciriakov, l'arbitro non ha rilevato l'irregolarità. Mesciriakov si gira, poi sposta il gioco per Grossi, tiro da tre di Grossi, il ferro gli dice di no, il rimbalzo di Bardit, 48 a 42 in favore della Devizia, 9 minuti al termine. E Orsini a chiamare lo schema ai suoi compagni di squadra. Fox contro Jones. Difesa a uomo per Avellino. Sei secondi per andare al tiro e ci pensa proprio Abdul Fox con un tiro da tre, 13 punti per lui. Si avvicina ancora una volta Roseto alla formazione irpina. 48 a 45 il parziale. Grossi in attacco, Jones. Gira la palla Avellino, Vorzumis. Difesa 2-3 per Roseto, Jones da 3. Un altro errore per l'attacco biancoverde, mentre Luca Belmonte va finalmente a chiamare un minuto di sospensione. Probabilmente si dovrà effettuare anche qualche cambio. Mesciriakov non è al 100%, anzi possiamo dire che la sua forse la sua peggiore partita. Ma stiamo giocando contro una signora squadra. Tiro da tre stoppato da Vorzumis, ma mantiene il possesso di palla Roseto, un errore, il rimbalzo di Maggioli. Mesciriakov chiede la palla in attacco ma è solo, preferisce comunque insaccare da due. Mesciriakov, 11 punti per lui, abbastanza coraggiosa questa scelta, ma chi segna ha sempre ragione. 50-45. Orsini, attenzione, c'è fallo sulla sua partenza, il fallo è fischiato da Andrea Grossi, time out richiesto da Luca Dalmonte, time out anche per noi. Minuti e 14 secondi al termine di questo incontro. La Devizia Avellino è in vantaggio di 5 lunghezze sulla Cortivari Roseto. E Orsini effettua questa rimessa. Fox, c'è fallo su Jones, anche se il fallo di Jones su Fox, anche se involontario, scivolato giocatore biancoverde, quindi è andato a commettere fallo su Fox, terzo fallo per Jones, settimo fallo di squadra per l'Avellino quando mancano 7 minuti al termine. Il tiro di Moretti non va, il rimbalzo è catturato da Michele Maggioli, lo ruba letteralmente a Bardi. Jones mantiene il pallone in campo, il passaggio è per Mesciriakov e poi sposta il gioco per Vorzumis. Andrea Grossi con Dalmonte che in questo secondo tempo ha effettuato una sola sostituzione, la staffetta tra Mastroianni e Grossi.
5 secondi per andare al tiro. Jones, Vorzumis, Grossi da 3 e non va, il rimbalzo di Maggioli. Meno male c'è Santo Maggioli, 21 punti per lui, 52 a 45, 7 punti di vantaggio per Avellino. Cerca di rubare palla Grossi ma non vi riesce. Rosetti in avanti, Orsini taglia la metà campo avversaria, poi è Bardit da realizzare, 12 punti per lui, 52 a 47 per la Levizia. Vorzumis, difesa 3-2 per Roseto, tiro di Jones da 3, 11 punti per Jones, 55 a 47, ancora più 8 per Avellino a 5 minuti e 21 secondi al termine. E Orsini a portare palla in avanti, i fischi di tutto il Palo del Mauro. Moretti, non va il tap-in come sempre di Bardit, che è molto attento nell'attacco avellinese, nella difesa avellinese, quindi mette dentro già due palloni frutto di errori dei suoi compagni. 55 per la Devizia, 49 per la Coltivari. Jones, blocco irregolare su di lui e quindi fallo nella penetrazione del giocatore americano, che finalmente lo si vede anche in attacco. Terzo fallo per Albert Bardit, con Jones che ora va in lunetta per due tiri liberi. Insacca il primo Herbert Jones, 12 punti per lui, 4 minuti e 44 secondi al termine. Prepara il secondo tiro libero il giocatore statunitense. Sbaglia, il rimbalzo è di Gomez. Fa tutto da solo Orsini, poi scarica fuori per Gomez, tiro da 3 per lui che va dentro. 9 punti per Gomez, 56 Devizia, 52 Cordivari. Michele Maggioli, Vorzumis, Grossi per Maggioli, ancora fuori per Jones, 8 secondi per andare al tiro, attenzione, penetrazione di Jones, poi lo scarico, di nuovo Jones, grande il suo lavoro, 14 punti per lui. In attacco viene fuori sempre nel secondo tempo questo giocatore statunitense. 58 a 52, fallo su Paolo Moretti, fallo attribuito al numero 12 Vorzumis, quarto fallo per lui. C'è il terzo time out richiesto dalla Cordivari Roseto, time out anche per noi. Minuti e 35 secondi al termine di questa gara, con la Scandone che è in vantaggio di 6 lunghezze sulla Cordivari, 58 a 52 il parziale. Una gara davvero appesa sul filo del rasoio, con le due squadre che in pratica si equivalgono. La Scandone gioca in casa, ma è probabilmente tecnicamente meno dotata,
rispetto al Roseto, ma forse sicuramente più squadra. E poi la Scadore stasera sta giocando con un Mesheriakov che dopo le trasferte con la nazionale russa non è al 100% questa sera, mentre invece sembra che la convocazione nazionale per Maggioli sia stata davvero galvanizzante per il giocatore. Stasera finora ha messo a segno finora già 21 punti. Sono invece 10 i punti realizzati da Paolo Moretti. 58 De Vizia, 54 Cordivari. 3 minuti e mezzo al termine. Grossi in posizione di playmaker. Jones. Borzumis. Da 3 ci prova. E va! Va dentro Borzumis, esplode la palla del Mauro. 2 bombe per lui. 6 punti. 61-61 Avellino, 54 Roseto. Più 7, Fox scatenatissimo. Orsini è fortunato. Tiro da 2 di Orsini. Pallone va fuori. Alla fine c'è il canestro vincente da parte di Gomez, che va anche a recuperarsi il fallo sotto canestro. Il fallo attribuito a Maggioli, terzo fallo per lui. E quindi Gomez va in lunetta per il tiro aggiuntivo che va a segno. 12 punti per lui, 61-57. 2 minuti e 50 al termine. Fase delicatissima. Grossi. Mesheriakov. Difesa ad uomo per Roseto. Borzumis. Ancora Mesheriakov. Palleggia. Punta l'avversario. Si avvicina al canestro. Il suo tiro che non va. Poi è Maggioli che ripara gli errori dei suoi compagni. 23 punti per Michele Maggioli. Più 6 per Avellino. 2 minuti e 20. Fischi assordanti per l'attacco abruzzese. Orsini. Se da una parte c'è Maggioli, dall'altra c'è Bardit. 16 punti per lui. Più 4 ancora per Avellino. Ultimi 2 minuti di gioco. Bisogna, ogni giocatore deve giocare con 4 occhi aperti. Ancora Grossi. Borzumis. Alla fine Jones a recuperare il pallone. C'è fallo. Fallo su Herbert Jones, fallo attribuito a Fox. Fox si tratta del terzo fallo. 1 minuto e 36 secondi al termine. Importantissimi questi tiri liberi di Jones, che va in lunetta con la Scandone che ha da gestire per il momento 4 punti. E ora sono 5. 15 punti realizzati da Herbert Jones. E purtroppo sbaglia il secondo tiro libero il giocatore statunitense. 1 minuto e mezzo al termine. Orsini chiama lo schema ai suoi compagni di squadra. Moretti, tiro da 3 di Moretti, attenzione, va dentro. 13 punti realizzati da lui. 64, 6-4 De Vizia, 62, 6-2 Roseto. Borzumis, Grossi, ancora Borzumis. Tenta la penetrazione, poi perde la palla. E c'è la rimessa in favore di Avellino. Evidentemente la palla aveva già colpito la striscia, la linea di esterna al campo. Nel tentativo di Grossi, che stava cercando di mantenere il pallone in campo, ma attenzione, Orsini è a terra, è caduto male su un ginocchio, mentre coach Dalmonte sta sostituendo Grossi con Sergio Mastroianni. Orsini che dovrebbe lasciare il parquet, visto che c'è stato l'intervento dei suoi medici.
No, per il momento non sembra. Sì, deve uscire, deve lasciare il parquet Orsini. Al suo posto entra Busca. Jones per Sergio Mastroianni. Grossi tenta la penetrazione, Grossi, ma c'è fallo su di lui. Rosito che probabilmente comincia a commettere fallo sistematico, ma su Grossi che ora va in lunetta per due tiri liberi. Sbaglia il primo personale Grossi. Al termine manca un minuto esatto. E realizza il secondo tiro libero. Primo punto per Andrea Grossi. 65 a 62, più 3 per Avellino. Moretti, finta da 3, poi ci ripensa. E va dentro la bomba di Paolo Moretti. Siamo pari, 65 pari, 48 secondi al termine dell'incontro. Mentre Jones va a catturare ancora qualche consiglio dalla sua panchina. 37 secondi al termine della gara, 14 per Avellino per andare al tiro. Mastroianni, ancora Grossi al Cardio Palma questo finale. Alla fine Grossi sbaglia il tiro, ma c'è la palla catturata da Sergio Mastroianni. Ultimi 23 secondi per andare al tiro, 19 secondi al termine, siamo pari, 65 pari. La Scandone ha nelle mani l'ultima possibilità per vincere questo incontro. Sergio Mastroianni, attenzione, c'è fallo su di lui, ma si gioca, stoppata su Malcioli, 2 secondi al termine. Roseto può andare in lunetta, no, non ci voleva questo fallo, non ci voleva questo fallo non ci voleva. Mancavano, pensate, 27 centesimi alla fine dell'incontro e Jones è andato a commettere fallo sul 65 pari, mentre Grossi sembra che sia terminato fuori. L'abbiamo visto inquadrato dalla telecamera, ma non riusciamo a capire dove si trova Grossi. È a terra sotto il canestro Andrea Grossi. Peccato per la Scandone che aveva nelle mani la vittoria. Mentre Andrea Grossi è andato fuori, è finito fuori campo, la Scandone che teneva praticamente la partita in tasca, si sarebbe andati ai tempi tempo supplementare. Ma c'è da condannare comunque la scelta arbitrale, una coppia arbitrale che non fischia fallo su Sergio Mastroianni, che ha tre uomini addosso nell'ultimo decisivo tiro, poi va a chiamare l'ultimo fallo proprio a fine gara, l'ultimo fallo su di Jones, su Busca. E ora la partita è sospesa perché c'è a terra Andrea Grossi che è terminato fuori campo e ha avuto un infortunio probabilmente alla nuca, alla testa. Vediamo che ci sono i medici della Scandone, mentre Busca va in lunetta per due tiri liberi. Roseto vince la partita con Avellino. Ci sono solo 27 centesimi di secondo da giocare. Roseto va a vincere questa partita. C'era fallo di Moretti su Mastroianni, questa volta non è stato rilevato. Esce sconfitta la coppia arbitrale dopo questa partita, coppia arbitrale che dall'inizio ha amministrato malissimo questa partita. Di due lunghezze Roseto espugna il palla del Mauro, diciamo anche con molta sfortuna da parte di Avellino. 67 a 65 questo è il risultato finale di questa partita, mentre vediamo che Mastroianni protesta con, non vediamo con chi, fosse con un tifoso che probabilmente
ha accusato Mastroianni di qualcosa, mentre Grossi è ancora in campo per l'infortunio occorsogli proprio sul finale di partita. Peccato per questa sconfitta, perché la Scandone poteva veramente cominciare a sognare in questo torneo, ma così non è potuto essere. Molto imputabile sicuramente la sfortuna con Jones, che è andato a commettere fallo a 27 centesimi dalla fine della partita, mentre i tifosi di Roseto, invece di gustarsi la vittoria, inneggiano contro i tifosi locali. E ora è logico che dè un invito a nozze per dei tifosi che hanno perso la partita nel finale, anche grazie a delle decisioni arbitrali davvero incomprensibili, davvero dubbie. Rompono addirittura i sediolini del palazzetto i tifosi di Roseto, possono anche sottoscrivere 4-5 mila tessere, ma alla fine restano soltanto dei vandali provocatori che devono essere soddisfatti di questa partita, che diciamo che è stata un po' rubata, diciamolo così, sportivamente è stata rubata. Invece preferiscono essere vandali, e se questo deve essere il campionato di Serie A unica, è meglio che Roseto non vi faccia parte, nonostante abbia dalla sua parte la storia. E le due squadre che hanno vinto qui ad Avellino, vale a dire Barcellona e Roseto, hanno portato dietro tifoserie che farebbero meglio a restare a casa, mentre Avellino porta fuori sempre grande civiltà, lo possiamo confermare, sia da parte del pubblico sia da parte dei dirigenti, perché poi alla fine il pubblico parecchie volte rispecchia anche la società. Non sarà il caso di Roseto, ma ci sono strane coincidenze con le squadre che vengono a vincere ad Avellino. Esce tra gli applausi Andrea Grossi, che ha avuto una brutta botta proprio sul finale. Avellino perde la sua seconda partita interna della stagione con Cordivare, che quindi guadagna il secondo posto in classifica. Avellino ora scende invece al terzo posto in classifica. Bene, ringrazio in regia intanto Angelo Giordano, i cameraman Luca De Ciuceis, Francesco Marzullo e Tony Romagnoli. Da parte di Peppino Iaverone è tutto. Con il risultato di 67-65, la Cordivari Roseto ha battuto la Devizia Avellino. Da parte mia è davvero tutto, appuntamento domenica prossima per la terza giornata del campionato di A2.